Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento della settimana, il nostro primo appuntamento della settimana con Euro Truck Simulator 2 nella serie dedicata al mitico Turbo Star di Ralph Garage. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche e tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, nella descrizione del video, come sempre, troverete i link sia per seguire i miei canali social, ma anche per scaricare la mod del Turbo Star di Ralph Garage, quindi il sito internet di Ralph Garage, oltre alla pagina Facebook. Allora, ragazzuoli, oggi riprendiamo la nostra avventura con questa serie Vecchie Glorie, naturalmente dedicata al Turbo Star di Ralph Garage. Ma non perdiamoci in chiacchiere e avviamoci. Vediamo un po'. Allora, mi sa che non c'è, quindi lavoro. Riprendi la consegna, perfetto. Andiamo a caricare, ovviamente. E approfitto ovviamente per augurarvi un buon inizio di settimana, ma naturalmente una buona continuazione qualora questo video naturalmente voi lo stiate guardando in un momento che non è quello della settimana. Allora, vediamo un attimino. Eccolo qua, latte di cocco. Tradò, ok. Dove si trova Tradò? Vediamo un po'. Allora, Tradò si trova qua, ok. Grazie. Have a nice trip. Thank you so much. Allora, ragazzuoli, mi auguro che abbiate passato un buon fine settimana, naturalmente. In questo momento sono in via del tutto eccezionale, in live, in modalità serale. Se naturalmente vi va di venirmi a trovare in live, io sono in live su Twitch dal martedì al venerdì, dalle 16 in poi, tranne ovviamente il mercoledì, perché il mercoledì porto House Flipper, quindi inizio alle 15. Oh, caparoce, allora facciamo un attimo il check. Allora, dovremmo aver fatto tutto, quindi io direi che possiamo anche proseguire. Naturalmente vi ricordo che la mod del Turbo Star di Ralph Garage naturalmente si
se volete scaricarla la trovate nella descrizione del video su YouTube ovviamente. Mi raccomando, diffidate dalle imitazioni. Ovvia, ci facciamo questa trasfertina qui, naturalmente. Ok, all'incrocio a sinistra. E allora, ragazzi, amici ed amiche, avete provato già la mod del Turbo Star? Mi raccomando, provatela, perché è una grandissima mod. E naturalmente Rough Garage e il suo entourage non sono soltanto i modders del Turbo Star, ma naturalmente troverete anche tante altre mod, anche i rimorchi, che vi assicuro che sono uno spettacolo. Oltre alle mod naturalmente gratuite, ci sono anche quelli a pagamento, e come ad esempio io ho acquistato la mod del tuning pack. Ovviamente quando ci sarà l'aggiornamento delle varie mod vi arriverà direttamente la mail che avete registrato al momento dell'acquisto, quindi non avrete nemmeno bisogno di, come dire, di andare a verificare quando è uscita la nuova versione. Ovviamente vi invito ad iscrivervi alla pagina Facebook, proprio perché lì troverete tutti gli aggiornamenti e quindi in tempo reale potrete andare a visualizzare tutte le informazioni sulle novità. Qui Moreno e tuz, buonasera e buon inizio di settimana, carissimo. Anche se io, il mitico Moreno, diciamo così, io ho l'onore e il piacere di poter comunicare con lui anche extra Twitch naturalmente, e quindi io e lui, diciamo che all'inizio di settimana ci sentiamo molto spesso, ci diamo un po' di piccoli consigliozzi. Tutto bene, fortunatamente pare se mi dai conferma che la live per il momento stia andando abbastanza fluidamente. Me dai conferma gentilmente? Come si dice in gergo radio, mi fai gentilmente un QR cap, un controllino signorino. Oh, meno male. Sto facendo un piccolo esperimento, quindi ho capito il problema qual era, è che praticamente ho dovuto ridurre i kilobits, la risoluzione, stranamente con la vecchia, i vecchi parametri non andava bene, quindi va bene così, da 7000 a 3000 però si può provare un attimino a spingere la risoluzione. Infatti dovrebbe essere in 2K, ovvero la risoluzione originale della visualizzazione. Ah, è vero, c'è anche il grande, ma stai anche dal maestro a proposito. Tu mi capisci, amici di YouTube, non vi preoccupate, non è nulla di, come si dice, di illegale, ma per questioni, diciamo che di rispetto, anche se, vabbè, diciamo, tanto passate anche nel canale del mitico Nick, ragazzi, mi raccomando, sia da Twitch ma anche YouTube, fatelo anche con il mitico Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Mi raccomando, come sempre, attivate le notifiche per non perdervi
i loro contenuti, ma anche le loro live, perché anche Moreno insieme al grande Nick vanno in live anche su YouTube. E prossimamente può darsi pure che Zio Dab ci fa il pensierino, magari si va a fare una facciatina, ma nel frattempo, ragazzuoli, sci oplabus ramnitz. Nel frattempo, ovviamente, noi andiamo avanti con questa nuova esperienza, ragazzi. Ebbene sì, siamo alla quarta stagione del Vecchie Glorie, naturalmente. Opla, parliamo. Ecce, lo sapevo, questo non si ferma. Opla, vai con la pipa. Moreno mi ha distratto. A proposito, visto che sono in single player, naturalmente, gli facciamo un bello shoutout al mitico Morino, naturalmente, che vi invito a passare nel canalozzo. Mi raccomando, attivate la campanella. Bravo Bubot, bravo. Anzi, quasi quasi mi stavo dimenticando di fare un bel applauso, naturalmente, perché non l'ho fatto prima. Per tutti voi che con una bella pazienza, nonostante tutto, mi seguite. Carissimo Belli X2, buonasera a te, benvenuto nel canale. Mi senti doppio? Impossibile. Impossibile. Siete impossibile. Ecco qua, abbiamo fatto il tuzza tuzza, abbiamo fatto le tuzze e tuzze per colpa di Morino. Ah, ragazzuoli, andiamo a Kaliningrad. In realtà ho messo la riduzione del rumore di fondo, quindi è normale, non vi preoccupate, è regolare, perché nell'altro microfono, ovviamente, siccome alzo parecchio il gain, si tira un poco di munnezza, cioè i rumori di fondo, e quindi ho dovuto inserire questo filtro. Comunque ancora benvenuto nel canale Bellizzo, bentornato, perché mi sa che forse non sei nuovo del canale. Comunque bentornato, grazie ancora per essere passato a salutare il Morenoschi. Oh mamma mia, è come so pignoli qua. One, se vuoi sgarrare in un chilometro orario. Canto i Metallica stasera. Che canzone canta i Metallica? Nothing matter. Metallica mi pare, no? Nothing else matter. Sì, se non mi sbaglio sui Metallica. Mi date conferma, ragazzuoli? Vai. Che dobbiamo fare anche la seconda consegna qua. Dobbiamo recuperare sti 4.000 euro di multa. Shopla. Un po' lunghetto, ragazzi. Siamo arrivati un po' lunghetti. Scendiamo in ambasciatozzi. Ecco qua, vai. Ho dovuto ridurre anche un po' le specs su Eurotrack, perché, ragazzi, mi sono reso conto che praticamente la GPU si saturava, quindi un po' di parametri per forza di cose li ho dovuti abbassare. Lowering. E quindi così alla fine ho risolto, Moreno. Ho fatto fare il test alla situazione, mi ha detto che non più di 3 kilobits.
E quindi alla fine ha detto: "Ah, tutto blocco questa era." Eh sì. E quindi non superando quella, diciamo così, quella situazione là, si può provare ad incrementare la risoluzione per recuperare un po' di dettagli. Quindi poi a fine live, naturalmente come mia abitudine, andrò a rivedere il video e andrò a verificare se i parametri e tutto sono fluidi, perché ho messo anche gingerozzo e ho messo pure etus, l'altro, il pandozzo. Ovviamente qua ci abbiamo Gattozzo, ci abbiamo Capitan Price, sempre al nostro fianco, ovviamente Wayuni, e ovviamente ci abbiamo la skin qua del rimorchio, che appunto l'ho creata giusto 2 anni fa, proprio quando ho iniziato a girare la serie del Turbo Star. Oh, Top e Morino, naturalmente il top siete tutti voi che avete una bella pazienza con me. E approfitto per ringraziare, mi stavo dimenticando, oltre a Morino per il sostegno al canale per la sub, volevo ringraziare la Zappa Storta perché durante il fine settimana ha sostenuto il canale con una sub. Quindi, caro Gran maestro della Zappa Storta, thank you so much. Anzi, quasi quasi gli faccio pure uno shoutout, visto che ci troviamo. E naturalmente vi invito anche a passare nel canale dell'amico la Zappa Storta e a seguirla, la Zappa Storta. Mi raccomando, attivate le campanelle, mi raccomando, seguiteli. Seguite anche Morenoschi e Tuts e Tuts. Seguite anche il Gran Maestro Nick, che oltre ad essere un bravissimo streamer è anche una persona molto molto umile, ragazzi. Veramente una persona molto molto umile. Oh, e non lo dico perché c'è una persona che lo conosce, ma questa persona lo sa che l'ho sempre detto che lo considero veramente una persona, una bravissima persona, come diciamo così la maggior parte degli streamer. Ci sta sempre qualcuno, diciamo, che fa un po', come dire, burdel, come dice la mitica guerriera, che saluto, ragazzuoli, e quindi di conseguenza diciamo che non si fa squadra. Non tutti vogliono fare squadra, apprendere, magari chiedere delle cose. Quindi, come dice il buon Morino, ma come dico anch'io, sostenete i vostri streamer preferiti. Mi raccomando, se volete supportarli in maniera totalmente gratuita, vi basterà restare a guardare la pubblicità durante le live, perché così permetterete allo streamer di racimolare, insomma, qualche centesimo, e ovviamente passateci anche a salutare, naturalmente, perché a me, come penso anche per Morino, ma anche gli altri streamer, ecco, è sempre piacevole ricevere un salutino, come faccio anche io del resto con gli altri amici e le amiche streamer. Per cui, ragazzuoli, siete sempre benvenuti qui, ma mi raccomando, quando entrate nelle chat degli altri canali, guardate bene le regole. E quindi, se andate da Morino o da Mister Aiea, piuttosto la Zappa Storta, Kaiman, eccetera eccetera, ovviamente mandate loro i miei saluti, diciamo
di solito da parte di Zio Dabba. E approfitto anche per augurare una pronta guarigione all'amico Mister Tovi, se non ricordo male. Comunque, caro Mister Tovi, auguri per una pronta guarigione, naturalmente. Rimettiti presto. E Mister Tovi, fra l'altro, è la persona che mi ha suggerito una mod su Farming Simulator 22, che praticamente è un essiccatore voltafieno. E quindi, ragazzuoli, consigliato al 100%. Vediamo un po' se riesco a togliere il filtro qua, perché mi hanno detto che mi sentono metallico. Mi sentono metallica. Lo facciamo subito subito questo change. Disattiviamo il filtro così. Ecco qua. Primo carico consegnato. Vediamo un po'. Ok, forse si dovrebbe. Ok, fra poco dovrebbe arrivare la voce normale. Regia, mi sentite? Datemi la conferma. Oh, mi sembra di aver visto una nuova icona. Fammi vedere, fammi vedere. Oh, grande Morino, ragazzi, facciamo un grande applauso al nostro Morino. Che è dedicato a Zio Dab l'icona del suo canalozzo. Thank you so much, Mr. Morino. Allora, vediamo un attimino. Adesso se riesco a recuperare l'altro carico, dovrei averlo già settato, credo. Vediamo un po'. Allora, no. No, Spagna. Bruno, no. Dobbiamo andare verso Lettonia. Allora. Lituania, Lettonia, vediamo un po'. Lituania. Oh, questo qua, vediamo un po'. Proviamo a scrivere latte, vediamo un po' se esce qualcosa. Tolosa, Stoccolma, Vilnius. Allora, Vilnius l'ho già visitata, quindi vediamo un po'. Cancelliamo questo, vediamo un po'. Allora, dovrebbe essere più qua. Danzi e Riga. Ok, cibo confezionato, ragazzi. Portiamo un po' di robetta che gli piace al buon nostro e tus. Allora. Ah, faccia la miseria, qua ci dobbiamo fare una bella trasfertina, vai. Quanti chilometri dobbiamo percorrere? Vediamo un po'. Ah, giusto 50 km, vabbè. Non so. Ah, aspetta, forse ho capito, la qualità dell'audio è stata ridotta. Credo di sì, non è robotica, in realtà è soltanto la qualità. Diciamo che bisogna scendere a compromessi a quanto va. Sì, 128 kilobits. Ok, sì, è la qualità di un MP3 standard, quindi ok, tutto regolare. Non è robotica, ma diciamo che non è stereofonica. Opla, mi sono scordato di mettere anche la breccia qua, fra le altre cose. Allora, destra, ok. Ok. Morino, com'è andata la tua live con il Turbo Star? Io qua ovviamente c'ho il tuning pack, quindi qua è ottimo, molto più fluido e consuma anche di meno rispetto a quello standard. Te lo consiglio il tuning pack, se hai l'occasione prendilo anche tu perché è ottimo.
ti fa risparmiare un po' di carburante e ti allunga anche i rapporti delle marce, che poi tra l'altro, oltre a darti il motore da 640 cavalli, dà pure il suono delle marmittone, i cerchi, questi qui originali, ti dà le marmittone in stile americano, che sono queste. Insomma, ti dà un bel po' di cosuccio. L'ho pagata 6 euro e sono 2 anni, che no, sono un anno e mezzo. Sì, perché no, sono 2 anni, perché al terzo episodio del TurboStar mi sono deciso ad acquistare la mod, quella lì del Tuning Pack. È veramente fatta bene. Oltre insomma, adesso è una bella moda. E poi, naturalmente, se siete appassionati di farming, nel mod hub ufficiale troverete le mod del mitico Nick. Oui, Morino, grazie a te per essere passato. Poi ci becchiamo. Oh, eccolo. Carissimo, buonasera. Ho parlato di te all'inizio della live. Ti ho ringraziato per avermi suggerito la famosissima mod ranghinature volta fine. Poi naturalmente ti ho fatto gli auguri per una pronta guarigione. Non so se mi sto confondendo con te o con qualcun altro, comunque se non è con te, ti chiedo scusa. Comunque, l'importante è che state, che uno sa salvare. Mi sa che forse non era lui, Mr. Toy, mi sa. Ok, comunque io chiedo scusa. C'è l'eco. I don't know. Mi dicevano che sentivano la voce metallica. I don't know. Ho praticamente il monitor spegnuto. Si sente un po' di eco, in cuffia. Che oggi, perché durante le live del TurboStar ovviamente utilizzo un paio di cuffie nel microfono integrato, e quindi la situazione le vuoi da lì. Ero goodies, vai 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 vai, dai. Enrico, oh, grande. GG, GG per il nostro Enrico. Opla, che deve fare? Oh, sono arrivati. Zitta, 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 zitta. Mo sentite. Speriamo di no. Vediamo se riusciamo a girare. Zitta, zitta, zitta. Ah, vabbè. Je suis très content. Sono veramente sinceramente contentissimo, caro. Quando sono queste cose qui, aspetta un momento, che ho fatto? Ma siamo sicuri che è qua. Ah, ma qua mi sa che devo caricare, giusto? Sono proprio scordato. E infatti, allora, dove sta? Eccolo qua, accetta il lavoro. Wow, mamma mia, mi sono flashato, ragazzi. Ok. Beh, l'importante è tenersi in contatto, diciamo così, dal punto di vista virtuale, ma soprattutto cercarsi di, nei limiti del tempo, ovviamente cercarsi di vedersi
di persona, e quindi volessi un attimino farsi due coccole. Coccole. Quattro stelline, quattro paparella. Opla. Fatta una manovra, niente male, tutto sommato. Qua ma dove devo andare? Ah, ok. Wow, me lo volevo dire quando era arrivata l'ingrush. Vai, vai! E approfitto per salutare e ringraziare anche la Jenny che è passata a salutarmi prima durante la prova tecnica. E saluto anche la mitica Gaia Case, la mitica Guerriera e tutti coloro, insomma, e tutti coloro che... Ah, Gippo, mi stavo dimenticando, Kaiman, Very Right, Fernbus, Fanbuster, insomma, tutti coloro che mi sono passati a trovare prima, durante la fase sperimentale di questa situazione. Qui, carissima, bentornata. È un sacco di tempo che non ti sento, una settimana, non lo sapes. Buonasera, carissima. Come vedi, in via del tutto eccezionale stasera, sto rifacendo la live qua del Turbo Star perché ho trovato un po' di inconvenienti tecnici oggi pomeriggio. Mi sono fasciato la testa, ci ho sbattuto la testa per capire il problema, e alla fine ho risolto il problema. Ottimo, dai, l'importante è che ci sei, insomma. Ho visto che sei sparita, quindi non preoccuparti. Avevo intuito che avevi avuto un bel po' di cose da fare, quindi ci sta. Bentornata, carissima. Qua ci sei mancata, Ciudad. Eccola qua. Facciamo una bella strombazzata per il ritorno della nostra Ginny, così come fanno le navi quando si avvicinano alla costa e rendono omaggio alla città. Noi lo facciamo, naturalmente io lo faccio alla Ginny, ma lo faccio a tutti quanti voi, amici ed amiche, che mi sopportate. Tutto bene, cara, per me tutto bene qui. E 73-51 qui in questo momento ci troviamo in barra pesante. Qua siamo andati in direzione Kaliningrad, mi pare. Direzione Lituania. Stiamo facendo un po' di QSO qui con l'amico Enrico. Ottimo. Ottimo. Due buone notizie. Ora non devi fare altro che rimetterti in forza presto, che poi fra 4 giorni devi andare dalla Borussia. Da Corafon, come dicono quelli che parlano bene. Esatto, Enrico, devi rimetterti prima in sesso per bene, che la prima cosa è la salute, e poi dopo tutto il resto può passare in secondo piano. Ah, dopo il 20. Ah, beh, vai tranquillo, non preoccuparti. Non ci sono problemi, tu lo sai.
quando vuoi, sai dove trovarmi, quindi non crearti alcun tipo di problema. Sto là, sto qua, a destra, a sinistra. Allora, qua, se non mi sbaglio, siamo da Lil Wayne. Andiamo. Ovviamente qui su ETS a distanza di 1 km, perché ho superato il limite di velocità di 20 km/h. Nella realtà, ovviamente, oltre alla sanzione ci sta pure il ritiro della patente, ragazzi. No, mi avrei restato il punto della patente, oddio. Forse c'è la sospensione. Quindi, guagliuni, andate piano, rispettate i limiti di velocità. Andiamo a 50 km/h. Belli questi paesi. Opla. Quindi 7, 10, 20, 20 significa giovedì. Ottimo. Ritorna, ottimo, dai. La mitica Gini. Facciamo il pienozzo. Opla, l'ho presa lunga. L'ho presa molto, molto lunga. Ecco qua. Lasciamo il pianozzo. Wow, 51 centesimi. Mamma mia, convenientissima. Qua con 183 euro. Ho ripeto, 359 litri di gasolio. La faccia miseria. Conveniente. Può darsi che non abbia tempo, può darsi che queste perciò non stanno in live. Sarà messo specializzazione, quindi al momento. Ah, ok, no, non ti preoccupare, vai tranquilla. Fai come dico a tutti quanti, fate sempre prima vivete prima le vostre cose della vita reale, poi quando volete, insomma, vi passate a salutare. No, quindi non preoccupatevi, in generale, ma anche tu, Gini, quindi vai tranquilla, non ti preoccupare. Quando c'è tempo, passa, se ce vuoi, se non ce vuoi, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tanto qui fanno piacere anche soltanto i saluti, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ah, ho dovuto recuperare la live che non sono riuscito a fare oggi pomeriggio perché ho avuto un po' di problemi tecnici qua. Infatti lo sto ripercorrendo, sto rifacendo la stessa cosa. Allora, adesso qua mi pare che siamo a confine.
in questa famigliozza qua, con lo Sociolab. E in questo momento ci troviamo a bordo del TurboStar del mitico Rafuccio Raf Garage. E noi, come dice il titolo, chi ben inizia, Zio Dab lo vizia. E quindi devo viziare anche a te. Quindi benvenuto nel canalozzo. E grazie ancora per aver scelto questo canalino, canaletto, canalozzo. Ecco qua. Ok, allora dobbiamo girare e andare là. Perfetto, abbiamo fatto anche un po' di esplorazione. Anche tu sei appassionato di Eurotrack. Anzi, fammi fare una cosa. Wei Jinting, grazie ancora per essere passata. Tu quando vuoi, tranquillamente, anche dall'altra parte, se hai bisogno, mi vuoi contattare tranquillamente. Un abbraccione, cara. Buona continuazione. Non so dove sei, se c'è sole. Diciamo buona continuazione. Perché, diamo il saluto generico, perché altrimenti facciamo le figuracce. Uno dice buonanotte, che c'è? Qua siamo, qua è mezzogiorno. Dice, mezzogiorno. Ebbene sì, lo che suoli. Scherzi a parte, ti auguro ancora una buona continuazione. Ah, quindi buona carica a Pappadori. Allora, se nel continente US piove. Ok, cara, buona continuazione di giornata, visto che lì sono le 13:20. Grazie ancora per essere stata nel canalozzo. Thank you so much. Ah, Canada, in Canada. Lì in Canada mi è capitato un paio di volte in propagazione di riuscire ad ascoltare il Canada, e hanno un inglese misto a francese, che è un po' una lingua un po' particolare. Et je veux dire salut à les amis du Canada, mais naturellement salut aux amis français. Hi everyone, thank you so much for choosing this small channel. Thank you. So, West Vancouver, British Columbia. Ah, ok, quindi parlo in inglese. Infatti, c'è una pronuncia un po' strana. C'è una R un po' inglese mista francese. Però quelli loro mi arrivavano, io purtroppo per loro avevo voglia di chiamare, ma ero nella skip zone. E quindi non mi sentivano. Per loro arrivavano sicuramente con apparati radio professionali, quindi 100 watt contro 4 watt del mio CB qua. Però mi sono dato tutte le belle soddisfazioni. Oh, Caparescia 73-51 con la buona continuazione di giornata, Caragini, buona carica batteria, buona carica pappatoria. Ecco qua, la lasagna. Rallenta, prima che scenda molto, ecco qua. Eccolo là, l'auto Elox, sta dentro quella macchina, eh? Buona carica per Patrician. Qua siamo in barra pesante, come si dice in gergo della radio CB. Anche se io in realtà sono in stazione a casa mia, quindi però qua siamo, abbiamo il CB,
abbiamo Ranger, RC, mi ricordo, mi sono scordato il modello RC è qualcosa, 6500 5. Comunque un CB, un altro apparato, President Jackson, Mark 1, prima serie. Qui Enrico, grazie ancora per essere passato, ti auguro una buona notte, buona maina mobile notturna, tanto penso che domani mattina per le 6 ti verranno a svegliare, quindi riposa bene, rimettiti in sesto, mi raccomando, perché devi andare ad abbracciare forte forte a tuo amore. Buonanotte caro. Mo faccio pure, visto che ci troviamo, ecco qua, mo qua posso fare gli applausi, quindi facciamo un grande applauso naturalmente a tutti voi, a Thomas Flagna, l'amico Thomas, mi sa che forse ci è venuto. Allora, ecco qua, voilà. Naturalmente, ecco qua, naturalmente Zio Dab vi vuole bene a tutti quanti, quindi mi raccomando, fate i bravi. Allora, questo ci siamo, o caparocero, allora questo lo mettiamo così, allora, perfetto, ok, tutto a posto. Ecco qua, vai, facciamo un'altra bella suonata di trombe benauguranti per il nostro Enrico, salutiamo la nostra Ginevra, salutiamo anche il nostro Morenoschi, quindi 3, 2, 1, GG, ciao ragazzuoli, voglio che sia stato buono, tutta. Va bene, continuiamo. E voilà, les jeux sont fermés, on va plus. Salutiamo naturalmente tutti coloro che, nonostante tutto, insomma, mi sopportano, grazie ragazzi, thank you so much for supporting me, and what a patient that you have, a lot of patience, a patience. E ovviamente, oltre al mitico Enrico, naturalmente, faccio un augurio di pronta guarigione a tutti coloro che stanno allettati e che magari così sono capitati qualche volta a guardare i miei video. Mi raccomando, teniamo botta e dobbiamo assolutamente vincere, mi raccomando, auguri per una prontissima guarigione. Rimettetevi presto. Alla rotonda prendere la prima uscita. Quando me lo dici? Buona, mi sei mai potuto dire quando c'è già arrivato. Claipidia. Ok. Chissimo se mi scannanzi. Zerienzi. Vediamo un po'. No, c'è la curva, non conviene sorpassare. Scusi, qua stiamo portando non so che cosa. Beh, scusi, sono setup quello del tubo Sari Raff Garage.
part of the video will be in hyperlapse, I don't know. Ovviamente non so se questa parte del video la faranno in hyperlapse, come sempre, insomma, vedremo un attimino, ovviamente, perché c'è da rivedere. Ovviamente vi invito ad iscrivervi anche ai miei canali social, anche al mio canale TikTok, perché... E naturalmente, per le esclusive, vi invito vivamente ad iscrivervi al mio canale Instagram, che è sempre DubLogistica1, nel quale naturalmente verrete a sapere prima di tutti le novità. Quindi vi aspetto anche su YouTube naturalmente. Opla. Magari li andremo a replicare. Oh, ci sono tre mucche, quasi quasi. Mi fermo qua e faccio una bella foto. I will take a shoot a photo, a picture. Pictures of you, picture of me. Oh, me close and I don't know to see. Pictures of you, pictures of me. Allora, diamo profondità, sfocatura la dobbiamo ridurre. Vai. Allora, piano di messa a fuoco, ecco qua. Diamo un po' di sfocatura. Allora, è tutto a infinito o è sfocato? Sì, per forza così, per renderlo reale. Leggera saturazione. Ecco qua. Tagliamo il freno a mano. Ovviamente per un occhio allenato come il mio alle focali sa bene che a 3,5, cioè 2,8 non sarà mai, non avrà una certa profondità di campo. Quindi ho cercato di rendere la foto, di prendere nella foto lo sfondo, quindi una bella situazione. Ui, Maurizio, faccia la miseria, da quanto tempo aspettate, ragazzi, concedetemi questo onore. Oh, che ha fatto? Ah, mi sono scordato di caricare, aspetta un momento. No. Carissimo Maurizio, facciamo lo shootout di benvenuto al mitico Maurizio Max e Tuzzo. Allora, Maurizio. Ah, che ho fatto? Sto... Ecco qua, Maurizio Max. Ecco qua. Ah, sei andato in live. Azz, Maurizio, non mi hai detto niente. Nash. Aspetta, però Maurizio Max mi sa che ce l'ho sui sound alert qua, eh? Un attimo di pazienza, ragazzi, perché devo fare gli onori di casa a Maurizio, che fra l'altro
neanche un moderatore, quindi. Sto riscontrando questa cosa qui, non so di cosa si tratti, ho forse un sospetto, aspetta un momento. Vediamo se forse ho capito qual è la situazione. Allora, vediamo un po', forse. Allora, vediamo un po'. No, non è quello che penso io. Non ne ho la più pallida idea, probabilmente è dovuta alla... Più che eco, probabilmente sarà la qualità bassa dell'audio a 120 kilobits, insomma, in stile quello lì dell'MP3 di qualità normale. Poi mi vado a riascoltare naturalmente il VOD dopo, e come faccio d'abitudine, quindi mi vado a verificare un attimino questa cosa. Carissimo, grazie ancora, ovviamente, per essere tornato. Normalmente tu lo sai, mi fa sempre enormemente piacere. Visto che sei stato uno fra i primi in questo... Mannaggia miseria! In questo canale, insomma, hai dato una mano. Saluto anche la mitica Eliza, la figlia del mitico Maurizio Max, ragazzi. Un'altra... carissima e vecchia amica, nel senso di data, di conoscenza ovviamente, non di età, ecco, perché le donne fortunatamente sono, non hanno età, maturano, aumentano di bellezza, di... Grazie mille, thank you so much, Mr. Maurizio Max, e tuz e tuz. Opla! Guarda che skin, eh? No che schifo. La skin è vecchissima, questa c'ha 2 anni, c'è un anno e mezzo, ma facci vedere. L'ho creata quando c'era la versione 1.34, 1.35. Non l'ho mai aggiornata, va bene, e ovviamente me la sto tenendo. È l'ultimo periodo, la sto riportando da quando praticamente sto per variare un pochettino la quarta edizione del di Vecchia Gloria del Turbo Star. Ho detto, ma sai che c'è di nuovo, sto rimorchio che c'ho, detto quasi me lo riporto. Ok Maurizio, grazie ancora naturalmente a te per la compagnia, grazie per essere passato a salutarmi, tu lo sai che mi fa piacere quando mi passate a salutare, e ovviamente grazie per il caffettozzo. Allora rifacciamo. Io non ho di casa, mi dico Maurizio, ringraziamo. Grazie ancora Maurizio, ti auguro una buona carica batteria, anzi buona mania pulita notturna, e salutami Eliza che sarà nella stanza di là. Un abbraccio caro. Ah, a proposito, vedi che l'invito a seguirti sul profilo Instagram, quello lì è il mio personale, il Fabrizio Tab, sono io. Ah no, ma quello già, comunque sono io, quindi non ti preoccupare. Un abbraccio caro, buonanotte, ci becchiamo alle prossime, da Rayman, noi ci facciamo un giro. Thank you so much.
vecchi tempi. Abbiamo fatto un bel giretto, eh? Le donne migliorano sempre, ragazzi. Siamo noi uomini che invecchiamo. Le donne non invecchiano, maturano e aumentano di charme, di savoir-faire. E cosa potrebbe dirci delle donne? Beh, le donne sono... Un mondo senza donne sarebbe come il sole senza l'emanazione del calore. Sarebbe, il mondo sarebbe soltanto... Sarebbe qualcosa di monotono. Monotono, guai, ha detto Zio Dab. Affascia, miseria. E avete scoperto anche il mio lato poetico. Bene, Babi. Allora, qua dobbiamo scendere. Tagli. Ah, ok. Riga. Eccolo là. C'è il segno. Stavo facendo un ribaltone sul fianco sinistro, sì, mi sarei accasciato sul fianco sinistro. Poi ci abbiamo anche il Gattosso, ovviamente, qua, per chi non lo sapesse, ragazzi, è la mascotte del nostro, della nostra nuova serie, oltre naturalmente a Capitan Price. Siamo arrivati a Riga. Test Riga fissi, riposo. Allora, gasolio, stiamo bene. Abbiamo giusto consumato un quarto di serbatoio. Ecco qua, perfetto. Riga in realtà l'abbiamo già esplorata durante la seconda serie dedicata al turbo star per ripercorrere il perimetro di tutta la mappa di Eurotrack. Quindi abbiamo fatto anche, abbiamo collegato sia tutte le capitali presenti sulla mappa, ma abbiamo anche fatto nella seconda occasione, abbiamo percorso tutto il perimetro percorribile, ovviamente, qui su Eurotrack Simulator 2, il format si chiamava Disegnando l'Europa, che ha preso spunto dal format di uno youtuber che si chiama Nazario Nesta, che lui in un primo momento ha ripercorso il perimetro italiano, adesso sta percorrendo il perimetro della penisola iberica, la Francia, quindi la Spagna, Portogallo, Francia, e naturalmente vi invito a passare nel suo canale YouTube se non l'avete ancora fatto, se non lo seguite fatelo, si chiama Nazario Nesta. Ok, questo abbiamo disattivato la musichetta che mette l'adrenalina, perché altrimenti ci fa un po' correre. In realtà dovremmo essere in orario un po', sì, credo di sì. Ok, voltare a destra, mamma mia che brutta uscita ha fatto. Ecco qua, siamo arrivati. Lituania, a Riga siamo arrivati. Ecco qua. Allora, ragazzi, siamo arrivati naturalmente a destinazione e approfitto ancora una volta per ringraziare i moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che naturalmente
mi tenete compagnia, mi avete tenuto compagnia e naturalmente mi auguro di avervi tenuto in buona compagnia. Se non siete ancora iscritti ai miei canali social, nella descrizione del video, come sempre, trovate, anzi troverete, oltre ai link per acquistare giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%, troverete il link per seguire i miei canali social, poi troverete il link per andare a seguire la pagina Facebook di Raf Garage, il link per scaricare quindi il sito internet di Raf Garage. Quindi non andate a scaricare questa mod da nessun'altra parte se non direttamente dal sito del mitico Raffuscio. Allora ragazzi, io approfitto ancora per ringraziarvi veramente di cuore, quindi ringrazio Maurizio, ringrazio Ginevra, Ginni, ringrazio Oleario Enrico, al quale faccio gli auguri di una pronta guarigione, ringrazio naturalmente i nuovi iscritti al canale, ringrazio ancora una volta la Zappa Storta per il sostegno al canale, quindi per la sub, ringrazio Moreno naturalmente per la moderazione, per le belle cose che ci ha passato, vediamo un po' chi altro devo ringraziare. E allora grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook